avevano le stesse ambizioni di ripescaggio in Serie D di Berta Smolfetta e Casarano. Probabile che in questo campionato d'eccellenza, dove sono rimaste dopo le attese dell'estate, saranno tra le protagoniste in un gruppo già folto e blasonato di squadre che ambisce al salto di categoria, diretto o attraverso i play-off, senza dimenticare la Coppa Italia. Di certo nell'anticipo della prima giornata molfettesi e salentini non hanno sfigurato, al di là del pareggio senza reti, frutto di qualche imprecisione sotto porta tra i padroni di casa e l'intervento prodigioso del portiere Di Candia nel finale di partita. Non dai ritmi elevati nel primo tempo, anche se la partenza della Libertas fa ben sperare. Sull'incursione di Ventura però è decisivo l'intervento in salvataggio di Leo Pizzi. L'unico gol del pomeriggio lo firmerebbe Marinelli per il Casarano, se non fosse che la sua posizione di fuorigioco non sfugge alla terna arbitrale. Si studiano per lunghi tratti le due squadre, poi è il Casarano a provarci a metà del primo tempo con la conclusione insidiosa di Regner, che spaventa Di Candia, mentre Colella dall'altra parte non inquadra lo specchio della porta con questo tentativo. Ancora Ventura per i biancorossi di casa potrebbe sbloccare il risultato nel finale di tempo, ma è impreciso nel concludere a rete. La Libertas cresce nella ripresa, anche se il tentativo di assolo di Ventura viene rintuzzato dalla difesa salentina. A fare la gara è la squadra di casa, creando almeno tre occasioni per sbloccare il risultato. Sulla punizione di Dentamaro c'è il tocco decisivo di un difensore del Casarano ad evitare guai alla propria retroguardia. Poi Ventura tenta una serpentina che viene neutralizzata dall'uscita del portiere ospite. Ed è ancora Leo Pizzi reattivo nell'intercettare un cross radente da destra sul quale Ventura prova ad intervenire in anticipo. Tanta mole di gioco meriterebbe il premio del vantaggio, invece la Libertas deve ringraziare il suo portiere Di Candia se in pieno recupero con questa deviazione d'istinto sulla conclusione ravvicinata di Gennari fissa il risultato sullo 0-0.